Bentrovati in diretta dal Salone di Milano, dallo stand di motociclismo. Siamo in compagnia di Danilo Coglianese, responsabile comunicazione PR di BMW Italia. Abbiamo visto BMW che soprattutto con l'EGS si è dimostrata tra le più attive. Ma sì, quest'anno abbiamo portato un bel po' di novità all'EICMA. Il salone è importante, è diventato il più importante a livello europeo, quindi a livello mondo. Abbiamo 5 novità nel filone del fuoristrada, quindi dell'enduro per BMW. Enduro alla BMW maniera, però, chiaramente, anche se in realtà strizziamo anche l'occhio a delle macchine un po' più sportive e anche performanti, come il G450X. Abbiamo visto nello stand Honda, che tra l'altro è anche abbastanza vicino al vostro, la nuova Transalp, con Honda che si è spostata più su una direzione stradale. BMW invece, soprattutto con l'800, col nuovo GS800, con la ruota da 21 tassellata, è tornata un po' alla tradizione, quelle che erano le enduro anni 80, l'Africa Twin, il Teneré. Siete orgogliosi di questa scelta così coraggiosa? Siamo molto contenti e crediamo che ci sia un bel bacino di utenti che voleva e cercava una moto del genere. La ruota da 21 è la prerogativa di quelle enduro che possono anche essere sì stradali, ma che hanno una bella vocazione fuoristradistica. Insomma, sai meglio di me che è vero che bisogna offrire al cliente un qualcosa che possa essere realmente poliedrico. L'F800 GS sarà capace di entusiasmare in fuoristrada e poi dopo, per quello che vuol dire GS, che in realtà è diventato un vero e proprio marchio, se vogliamo consentirà di andare alla scoperta di spazi aperti, quindi se vogliamo dove finisce l'asfalto comincia il divertimento. Abbiamo visto anche piccole modifiche al mitico, ormai all'icona, al GS1200, ma anche interventi strutturali sul 650, che del precedente mantiene praticamente solo il nome, perché tecnicamente è molto diverso. Ma il GS1200, se vogliamo, ha avuto una leggera rinfrescata, ma in un modo che ci sono tutte quelle soddisfazioni. Quest'anno tra GS e GS Adventure arriviamo ben oltre i 5.000 pezzi immatricolati. È tanto, è veramente tanto. È una moto che ha fatto del simbolo GS una vera icona e vanta innumerevoli tentativi di imitazione in un modo o in un altro. Non aveva bisogno di una vera e propria rivisitazione, però dei piccoli accorgimenti a livello di motore leggerissimi, ma la cosa veramente nuova è l'ESA sviluppato, quindi l'Electronic Suspension Adjustment. È un sistema di gestione elettronica delle sospensioni che parte dall'ESA precedentemente già conosciuto sulle moto stradali, ma è stato sviluppato ad hoc per utilizzo in fuoristrada. Ha due mappature delle sospensioni dedicate che evitano che le sospensioni vadano a fondo corsa in caso di utilizzo fuoristradistico, con due livelli. Addirittura nel livello hard enduro l'ESA consente alla moto di sollevarsi tramite un aumento dell'interasse delle sospensioni di 2 cm, per cui aumenta ancora la propensione all'utilizzo in fuoristrada. Ma BMW, sappiamo bene, non è solo fuoristrada. Abbiamo visto la 1200 Sport, che nasce un po' sull'onda dei grandi risultati ottenuti nel mondiale Endurance. Vi siete cimentati in un segmento difficilissimo con i 4 marchi giapponesi. Adesso abbiamo visto anche KTM con l'RC8, la Ducati 1098. Insomma, dove pensate di arrivare con questa moto? Ma questa moto è già un buon livello, nel senso che comunque è figlia delle corse. Tu hai provato la nostra moto da Endurance, quindi hai avuto modo di provarla. È chiaro che essendo un bicilindrico, per di più un bicilindrico boxer, con raffreddamento ad aria, eccetera, vuole dare una dimensione particolare della sportività. Non è l'esasperazione del 4 cilindri che ha una enormità di cavalli, ma questa fa della maneggevolezza la sua arma più affilata. La KTM Sport deriva da questa moto in tutto, motore da 130 cavalli, ed è il preludio di quella che sarà la moto che nel 2009 andrà ad affrontare il campionato mondiale Superbike. Non sarà un bicilindrico, non un boxer, perché per essere quantomeno competitivi bisogna disporre di altre potenze. Stiamo lavorando su un progetto di un 4 cilindri 1000 in linea, che sarà un'ulteriore evoluzione ed una rivoluzione rispetto al K1200 che abbiamo visto fino ad oggi. Tutte le novità di cui abbiamo parlato le vedremo nei primi mesi del 2008. Forse il monocilindrico, il 4,5 da enduro, arriverà un pochettino più tardi. Il 4,5 arriverà con il Model Year 2009, per cui a luglio, seguendo quella che è la stagione dell'enduro. E il GS e il GS Adventure saranno già disponibili da metà gennaio in concessionaria.
le F800GS, le F650GS, che avranno anche un prezzo molto interessante, saranno disponibili da marzo, quindi apertura di stagione classico per noi. Grazie dunque a Danilo Coglianese e buon proseguimento di salone. Grazie Federico, grazie a tutti voi. Ciao.